Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Ci ha contattato la società iGoStar. Allora, ci ha contattato e all'inizio eravamo un po' scettici, nel senso che ci ha proposto una lampadina smart, piuttosto che ci sono vari prodotti su questo sito. E siamo andati a fare una verifica di quello che avevano su questo sito ed effettivamente, guardando un po' le recensioni, guardando un po' la tipologia di prodotti, abbiamo detto, ah, va bene. E ci aspettavamo solo ed esclusivamente una lampadina smart. Loro ci hanno inviato una lampadina smart che si può quindi collegare col nostro dispositivo vocale, ma non solo, si può abbinare a un adattatore presa a muro e lampadina sotto in modo tale che si possa usare come luce di cortesia notturna. Questa è la lampadina smart in questione, ma ci hanno inviato anche un abat-jour. E queste, tutti questi prodotti e tanti altri, li potete trovare sul sito iGoStar. La cosa bella che ci ha convinto poi è stato quando ci hanno detto: beh, allora, noi vi inviamo i prodotti, provateli, vedete un attimino com'è. Come avete visto, devo ancora montarli perché preferisco fare l'installazione con voi. Ma la cosa che ci ha convinto è stato quando ci ha detto che tramite il link che vi lascio qui sotto in descrizione voi avrete il 50% di sconto su quei prodotti che visionerete su quel link. E vi posso garantire che c'è parecchia roba. Oltre a questo, iGoStar si occupa anche di tanti altri prodotti di elettronica. Ci sono ad esempio aspirapolveri, ferri da stiro, tutti i prodotti per la cura della persona, quindi phon, delle piastre per capelli. Insomma, iGoStar abbraccia un po' in maniera molto ampia quelli che sono i prodotti che vengono utilizzati di solito in casa, anche ventilatori, riscaldatori, cioè hanno veramente di tutto. Quindi se per caso volete fare un giro su questo sito, avete la possibilità del 50% su tutti i prodotti che trovate nel link e avete la possibilità di veramente una vasta gamma di prodotti a vostra disposizione. Ma se poi vedete che un determinato prodotto, secondo voi, è adatto alle vostre esigenze, avete la possibilità anche lì di acquistare. Io direi di non perdere tempo, andiamo ad installare la lampadina smart dopo averla applicata qui e qui sulla nostra abat-jour. Estratta la abat-jour dalla confezione, sinceramente allora, è plastica, la qualità è mediocre, le rifiniture non sono particolarmente curate bene in questo caso, non so se si vede in camera, è un abat-jour da battaglia, anche la lampadina ha delle sbavature, però vabbè, vediamo intanto la luminosità. Beh, rispetto a tante altre lampadine che a volte, che quelle che ci hanno mandato sono abbastanza flebili come potenza di luce, questa ha una buona luce. Per quanto riguarda un comodino va più che bene. Allora, adesso per procedere ad installare la lampadina e farla riconoscere dal nostro assistente vocale, facciamo una bella cosa. Andiamo sul cellulare, loro hanno un'applicazione proprietaria che si chiama iGoSmart. Adesso comparirà qui tutta la procedura per l'installazione e la faremo insieme. Come potete vedere, questa è la app da dover scaricare per poter gestire le lampadine della iGo. Quindi noi clicchiamo su ottieni, scaricata l'applicazione, facciamo apri. Ok, qui iniziano tutte le varie richieste per poter connettersi alla rete, eccetera eccetera, diamo l'ok. Naturalmente c'è un aggiornamento da fare come qualsiasi altro prodotto si acquisti. Nel frattempo creiamo un account e ci vediamo dopo. Siamo arrivati alla fase della registrazione. Create un nuovo account, gli date la mail, lui vi invierà un codice, inserite questo codice, create una vostra password, naturalmente che vi dovete ricordare. Abbiamo creato il nostro account, la schermata molto semplice, molto pulita, e facciamo aggiungi dispositivo. Ma prima c'è da fare una procedura. Bisogna cliccare 3 volte on e 2 volte off, nel senso bisogna accendere e spegnere la lampadina. Quindi accendiamo, spegniamo, accendiamo, spegniamo, accendiamo. La lampadina lampeggia e qui l'abbiamo messa in modalità di ricerca. Aggiungi dispositivo, illuminazione wifi, confermiamo che sta lampeggiando, gli diciamo di consentire quando utilizzo l'app,
E qui c'è il solito discorso dei 2,4 GHz, eccetera, eccetera. In questo momento inserisco la password e ci rivediamo dopo. Ho inserito la password e adesso, come al solito, comincia la ricerca del dispositivo. Prodotto trovato. Verrà identificato con questo nome, ma voi potete chiamarlo in un altro modo. Ad esempio, lampadina. Salva. Confermiamo. Ok, qui c'è la possibilità di fare delle variazioni sul colore, l'illuminazione. Qui c'è la modalità, ma per prima cosa andiamo a vedere se si accende e si spegne dall'applicazione. Funziona perfettamente e adesso andiamo a farla riconoscere al nostro assistente vocale. Come di consueto andiamo nelle skill, Aigo Smart, ci clicchiamo sopra, l'abilitiamo all'uso, confermiamo l'autorizzazione, è stato collegato. Chiudi. Allora adesso fa la ricerca, probabilmente alla fine della ricerca dirà che non ha trovato nulla, ma potrebbe anche dire no, l'ho trovata. Se per caso non la trova, vi consigliamo di uscire, chiudere l'app, riaprirla e magicamente la vostra lampadina comparirà. Ci vediamo dopo. Come vi dicevo, non trova nessun dispositivo, noi chiudiamo l'applicazione, rientriamo, andiamo nei dispositivi ed eccola qui, lampadina. La spegniamo. L'accendiamo e adesso facciamo la prova del 9. Spegni lampadina. Accendi lampadina. Lampadina 50%. Perché può essere anche dimmerata. Ci sono le varie modalità, come vedete qui nell'applicazione, primavera, estate, e cambia colore a seconda del tipo. Va bene, noi torniamo nella modalità normale, la lasciamo bianca e al 100% diminuiamo la luminosità. Abbiamo anche la possibilità di modificare il colore, come vedete lo fa subito. Tante altre invece bisogna lasciare dallo schermo del cellulare per far sì che riceva il comando e quindi cambi il colore o inizia a dimmerare, quindi diminuisca o aumenti la luminosità. Noi lasciamo la luce così, poi dopo andremo a sistemarla un attimino. Una volta che avete configurato la vostra lampadina, avete la possibilità anche di acquistare questo accessorio che, come vi dicevo prima, è una luce di cortesia. Attualmente la lampadina la trovate in offerta sul sito a 13 euro da un prezzo iniziale di 26,99 euro circa. Dopodiché potete prendere tutta una gamma di prodotti e approfittare del 50% di sconto che ci ha messo a disposizione in questo caso Aigo Star. Vi lascio qui sotto il link per poter cliccare, andare sul loro sito e acquistare direttamente il prodotto. Manca una sola cosa da fare. Non è così e basta. C'è anche il paralume, quindi andiamo a montarlo per completare la configurazione. Montato il paralume, aggiungiamo la lampadina. Bene, io direi che qui si conclude il nostro video e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!